una partita fondamentale, il primo, secondo quarto veramente dominati anche a livello mentale, poi un piccolo blackout nel terzo periodo e la partita dominata nel quarto parziale. Ecco, com'è stata questa vittoria dal tuo punto di vista? Per noi era importante vincere, anche perché le partite in casa dobbiamo cercare di farle nostre. Questo era uno scontro salvezza, lo sapevamo. Se non sbaglio avevamo anche uno scarto di 13 punti, per fortuna l'abbiamo anche superato, siamo partiti bene. Il blackout fa parte del nostro modo di essere, fa parte del nostro modo di essere, in quanto siamo comunque una delle squadre più giovani, se non la più giovane, quindi ci può stare. Il blackout di solito ce l'abbiamo quando loro si mettono a zona, ecco, dobbiamo lavorare su questo. Ringraziamo l'intervento di Magini. Ringraziamo l'intervento di Magini, che con te insomma siete quelli con più esperienza in questo gruppo. A questo punto io sono un giovane, partiamo da questo, che io sono giovane, sono 1999. Va bene, e meno due a questo punto dalla zona playout. Quali sono i propositi da qui per il proseguo del campionato, adesso che veramente si è quasi riaperto tutta la corsa salvezza? Come dicevo, come quando sono venuto la prima volta, si cerca di fare il massimo, poi arrivati alla fine, al 24 aprile, vediamo la nostra posizione, se riusciamo a fare play-out, ben venga, e poi ce la giochiamo. Se non ce l'abbiamo fatta, da parte nostra dobbiamo mettere il massimo, quindi se non ce l'abbiamo fatta sicuramente potevamo fare qualcosa di più allora.